I carnevali sono nati da una volontà popolare con l'autorizzazione delle autorità costituite, già in periodo greco-romano, come periodo di transazione tra la stagione morta e la nuova stagione, per dare la possibilità alla gente di fare un qualche cosa al di fuori dell'ordine costituito, delle leggi. Ecco, i carnevali, quelli molto molto antichi, poi nel tempo si sono trasformati. Noi pensiamo al carnevale di Venezia, al papà d'agnocco di Verona e ai carnevali dei nostri piccoli paesi. È stato poi preso pari passo dalla Chiesa, in quanto l'ha inserito nel calendario gregoriano prima della Quaresima e della Pasqua. Quindi questo periodo lo portiamo ancora avanti solo nelle nazioni, negli stati dove c'è la religione cattolica. Proprio l'influenza dell'etica cattolica ha cambiato nella tradizione veneta il modo di intendere la festa, trasformando gli eccessi di orge e bagordi in momenti di allegria collettiva, dove le maschere, anziché nascondere l'identità di chi le esibisce, sono unicamente un caratteristico motivo coreografico. Il carnevale di Casale di Scodosia viene chiamato il carnevale del Veneto non a caso. È un carnevale che trova le sue origini ancora prima della Prima Guerra Mondiale, quindi una tradizione molto ma molto storica. Dopo la Prima Guerra ci sono stati i primi eventi, i primi carri allegorici, dove in maniera spontanea gruppi di amici che rappresentavano le vie dove ancora c'era una certa competizione molto simile alla competizione che c'è a Siena per il Palio, avevano incominciato a realizzare questi primi carri che erano fatti di materiali molto poveri, ma che con il susseguirsi del tempo questi carri hanno preso sempre più corpo e hanno dato spazio alla cartapesta. Carnevale del Veneto perché questa storicità credo sia molto importante, soprattutto negli anni 50, 60, 70, quando la televisione non aveva ancora grandissimo spazio. Casale ha ospitato anche numerosi artisti, cantanti, presentatori, e in quegli anni ci sono stati degli ospiti molto importanti, Mike Bongiorno, Pippo Baudo e tanti altri cantanti, e questo ha portato a Casale un'affluenza di pubblico notevole. Si contavano all'epoca dai 20 ai 25 mila persone partecipanti al carnevale, e quindi era il carnevale del Veneto. Poi è chiaro che con gli anni si è un po' affievolita questa consuetudine di andare in piazza ad ascoltare i cantanti, perché la televisione, i teatri, il cinema e quant'altro hanno dato diverse modalità per assistere agli spettacoli. Però in quegli anni Casale era diventato il fulcro, il centro anche di queste attrazioni. Ulteriore segno di quanto sia diversa nella gente semplice l'esigenza di un divertimento più spirituale che carnale, anche in un periodo come quello carnevalizio che intenderebbe altresì avallare la licenziosità. Probabilmente anche per questo Casale di Scodosia può giustamente fregiarsi del titolo di Carnevale del Veneto, in quanto rappresentante della tradizione originale della gente veneta, per cui ogni festa ha senso solo quando diventa sacra. Casale non vuol perdere le tradizioni, è per questo che riteniamo essere la manifestazione centrale delle attività folcloristiche, spettacolistiche e storiche del nostro territorio. Quindi anche l'amministrazione di Casale ha sempre cercato di contribuire e di sponsorizzare il più possibile per realizzare un buon carnevale. In questi ultimi anni abbiamo ulteriormente finanziato questa manifestazione attraverso anche queste nuove iniziative del palatenda e cose di questo genere, cercando anche di far togliere il biglietto d'ingresso, perché sappiamo quanto costi, quanto pesi a una famiglia poter venire
ad assistere al Carnevale del Veneto con due o tre bambini e quindi appesantire il bilancio familiare, abbiamo fatto togliere anche il biglietto d'ingresso, contribuendo noi come amministrazione. Questo è oggi il Carnevale del Veneto, la festa della comunità casalese, animata dal primo all'ultimo giorno da uno scatenato gruppo di giovani con evidenti ambizioni artistiche che per tutto il periodo accende nei cuori l'allegria. Olé, olà, la samba del diavolo. Questa compagnia è nata 6 anni fa da una vacanza insieme in montagna. Abbiamo fatto uno spettacolo da fare in paese. Da lì abbiamo scoperto che è bello stare insieme e fare spettacolo e una volta tornati a casa abbiamo dato inizio ad allestire uno spettacolo vero e proprio da portare in giro nei vari teatri e sale e così. Siamo un gruppo di amici innanzitutto, qualcuno lo fa per passione, è la prima cosa, qualcuno magari ci spera, però la cosa che ci lega di più è l'amicizia e la voglia di stare insieme, di divertirci, ma soprattutto di far divertire gli altri. Quando è stato ora di darci un nome, tutti pensavamo, siccome i ragazzi amano tanto il musical, c'è in Italia una grossa compagnia che fa musical, che è la compagnia della Rancia. E allora abbiamo detto facciamo una cosa per prendere in giro e compagnia della Nguria. Anguria in particolare, perché nell'Anguria ci sono tanti semi, quindi a buon intenditore poche parole. Qui al Carnevale siamo il fulcro animatore di tutta la festa, faremo balli di gruppo, saremo in piazza con i bambini, con i grandi, non faremo mai dormire nessuno e terremo sempre la piazza in movimento. Animiamo anche le varie serate che vengono proposte durante il Carnevale, in particolare da 4 anni a questa parte apriamo sempre con il Festival Concorso Voci Nuove, dove introduciamo sempre parte dei nostri spettacoli e intratteniamo il pubblico durante la serata. Proponiamo degli spezzoni di animazione, balletti, canzoni e ci divertiamo insieme in compagnia. Siamo a disposizione per esibizioni in locali o anche per piazze, animiamo le feste e abbiamo a disposizione, come abbiamo detto, spezzoni di teatro, spezzoni di musical ispirati alle rappresentazioni teatrali e siamo pronti a far divertire tutti insieme la gente. La 64esima edizione del Carnevale del Veneto, che è caratterizzato dalla grande sfilata di carri allegorici. Sono carri costruiti dai volontari che lavorano mesi e mesi e che offrono al pubblico uno spettacolo incredibile. I temi di quest'anno spaziano dalla politica per due carri, un carro sul discorso del Parlamento, Parlamentopolis, dove si vedono asini al posto di parlamentari. Un altro carro invece parla sempre della politica, è una satira tra il premier Monti, l'attuale, e l'ex premier congelato, infatti diviene un orso, che è l'ex premier Berlusconi. E dopo i due carri politici abbiamo un carro che parla del codice della strada, dunque sulla sicurezza stradale, con quel che gli va dietro sul fatto degli autovelox, la gente che beve, l'etilometro, dunque un carro anche questo di grande attualità. E poi abbiamo un carro sui pagliacci, che è il più bello del carnevale, dunque l'allegria pura e vera. E un carro fatto dai ragazzi delle scuole, che è il carro del bosco incantato, dunque animali, farfalle, dunque il mondo dei sogni dei bambini. E per finire un carro che parla delle streghe, un carro su Halloween party. Sono della compagnia New Generation, rappresento il carro della sicurezza stradale.
e per insegnare ai ragazzi come andare via per la strada, capire i segnali stradali e tutto quello che serve per andare via in scooter, usando il casco e tutto l'estetto necessario per l'avanguardia di se stessi. Denunciamo il clan dell'apocalisse, il nostro carro si intitola Che Pagliacciata. Con questo carro abbiamo voluto raffigurare i pagliacci, ma non quelli che vediamo di solito per la televisione, tipo i politici che fanno delle pagliacciate e non fanno ridere nessuno, ma i pagliacci, quelli del circo, e soprattutto quei pagliacci che durante il tempo libero percorrono le corsie degli ospedali a portare un sorriso e un po' di serenità agli ammalati. Siamo della compagnia Tappabuchi e questo carro che abbiamo costruito quest'anno rappresenta la confusione nella politica, nei poli in particolare, che stiamo vivendo. Per cui questa è una satira su quello che non si sa bene che poli ci sia in realtà nelle politiche italiane. Il Carnevale del Veneto è un carnevale per tutti, è il carnevale che noi casalesi lo sentiamo profondamente nel nostro cuore, è un carnevale che va al di là della politica, che va al di là delle religioni, è un carnevale che raccoglie tutti, che raccoglie i bambini, che raccoglie gli anziani, le famiglie, è un carnevale che vuole portare tanta allegria e tanta felicità in questi periodi un po' bui, per cui venite al Carnevale del Veneto e che ne vale la pena.